diretta 24 ore su 24 al Grande Fratello. Il Grande Fratello ha riportato la diretta continua 24 ore, consentendo di seguire le avventure quotidiane dei concorrenti, anche durante le ore notturne. Questa scelta permette agli spettatori di osservare come i GFini si comportano nei momenti di maggiore libertà, dove tante scene memorabili possono accadere. Recentemente, durante un pomeriggio tranquillo, si è verificato un episodio che ha immediatamente attirato l'attenzione della regia. Incidente di censura tra i GFini. Un gruppo di GFini, composto da Javier Martinet, Ilaria Galassi, Shalia Gatta, Giulia Bruschi, Eleonora Cecere e Jessica Morlacchi, si è trovato impegnato in una conversazione che ha sollevato la censura. Javier ha portato a galla un argomento piuttosto singolare riguardo l'assunzione di ananas da parte degli uomini, insinuando che tale frutto sia consumato per ragioni specifiche. Durante il dialogo, difatti, ha dichiarato: "Voi donne lo sapete per cosa prendiamo l'ananas noi uomini. Non fate finta di non sapere perché lo facciamo." Le reazioni delle partecipanti sono state immediate. Mentre Eleonora e Ilaria si sono dichiarate ignare del motivo, Giulia ha accennato a una possibile spiegazione, suggerendo che il frutto potesse avere effetti addolcenti. L'intervento di Tommaso Franchi, che stava per elaborare ulteriormente sulla questione, ha provocato l'immediata interruzione dell'audio da parte della regia, in considerazione della delicatezza del tema trattato. Ritorno dell'audio e nuove affermazioni. Successivamente, la regia ha ripristinato l'audio, permettendo a Jessica di commentare in modo divertente: "Mo a casa di Javier ci saranno tutti i succhi all'ananas." Un'altra GFina è intervenuta, affermando: "Sì, ok, ma resta il sapore di..." Il che ha indotto la regia a ripristinare la cambiamento della scena, mostrando Luca Calvani intento a dormire. Questa situazione ha rivelato che i due concorrenti, Javier e Tommaso, sono attenti alla loro alimentazione, con l'ananas chiaramente tra i loro cibi preferiti. Personaggi coinvolti: Javier Martinet, Ilaria Galassi, Shalia Gatta, Giulia Bruschi, Eleonora Cecere, Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi, Luca Calvani.